Credo che sia una grande opportunità che si sfaccetta in varie possibilità e varie occasioni. Da parte del governo, da parte della Farnesina, ci sarà tutta un'attività di promozione attraverso l'ambasciata, i consolati, attraverso le nostre comunità che sono all'estero e sono molto attive. Poi ci saranno tutti interventi sui comuni d'Italia. Già il ministro ha scritto una lettera a tutti i comuni sotto i 6.000 abitanti, calcoli che stiamo parlando del 70% dei comuni italiani, i quali verranno coinvolti in attività promozionali, in attività di riscoperta dei loro luoghi, verranno anche acculturati nel fare turismo. Quindi abbiamo davanti a noi un lungo percorso che darà grandi soddisfazioni e soprattutto potrà rilanciare anche quei borghi che proprio a causa dello spopolamento si sono entrati in crisi. Quindi diciamo che da qui in avanti si apre un anno delle radici, ma che non sarà soltanto un anno del turismo delle radici, ma sarà l'inizio di un percorso che ci vedrà protagonisti nel richiamare in Italia anche le seconde, le terze generazioni che magari non parlano neanche la lingua italiana e non hanno mai conosciuto il nostro territorio, però per sentito dire già lo amano.